Dopo 90 miglia di navigazione ho lasciato Salina, eccoci a Palinuro, dove ci sono tantissime sorprese per voi, ma soprattutto una passeggiata ecosostenibile legata all'ambiente, molto bella da vedere insieme. Siamo nella stazione meteorologica di Capo Palinuro. Questa stazione nasce come servizio meteorologico nel 1936 e fa inizio il proprio cammino il 1 settembre del 1936. Quasi ininterrottamente, tranne periodi durante la guerra, quasi ininterrottamente questa stazione ha effettuato servizio H24 e ha accumulato dati che servono ovviamente per la statistica. Ma il compito principale della stazione, così come tutte le stazioni di questo tipo, è quello là di servire la navigazione aerea. La particolarità di questa stazione è che nasce su una ex torre saracena, che poi successivamente, intorno al 1870, ha assunto questa forma qua ottagonale, perché già dall'inizio del 1800, ma anche prima, c'era una vera e propria rete di semafori. Nel 1806-1804, con il viceré Murat, che nel frattempo avevano conquistato il potere, il regno delle due Sicilie, aveva adottato un sistema nuovo, detto il sistema francese, praticamente di comunicazione, che era fatto con dei segnali luminosi. Ovviamente la nostra stazione dipende dal nono stormo di Grazianese, che opera sul territorio. Noi come servizio facciamo servizio H24. Ogni ora dobbiamo dare una serie di bollettini che possono essere sia per l'operatività immediata sia per la statistica. In più a questo si aggiungono anche bollettini speciali quando c'è un fenomeno in atto particolare che arriva non in orario di bollettino. Dal 1 settembre di quest'anno, del 2023, è cambiata la denominazione di questa stazione. Non è più Teleposto di Capo Palinuro, siamo diventati Nucleo Osservazione al Suolo Capo Palinuro, con i compiti invariati sia istituzionale sia professionale. Che ha regalato Sergio Davì e il Fari d'Italia ai nostri ragazzi, ai ragazzi del nostro territorio, è stata a dir poco illuminante. E troppo spesso i bimbi del nostro territorio, essendo nati e cresciuti a pochi passi dal faro, non ne conoscevano la storia, non conoscevano il mondo del mare e quello delle avventure, come in un'ora di lezione Sergio è riuscito a trasmettere loro. Quando sono andato all'elementare io, c'erano due canali televisivi. Ed ero appassionato di avventure, appassionato di documentari. Sono rimasti al di poco esterrefatti, tant'è che hanno chiesto di avere ulteriori incontri e di avere ulteriori esperienze di questo tipo. Sergio, attraverso le immagini, la trasmissione delle immagini e delle parole, è stato per loro a dir poco illuminante, e addirittura i bimbi hanno chiesto di fare un progetto intorno a queste avventure, di rivedere quelle immagini e soprattutto di poterlo riavere di nuovo a scuola, a gentile richiesta di tutti gli alunni. Le esperienze per loro, il mondo del mare, le esperienze fantastiche che attraverso le immagini hanno potuto rivedere sono da sprono, e quello che la didattica dovrebbe essere, una didattica aperta, fatta anche di scambi, di esperienze personali che molto spesso sono molto più importanti rispetto a quello che si può leggere nei libri di scuola.
Siamo orgogliosi di aver partecipato a questo progetto Fari d'Italia, di aver ospitato e ricevuto la visita del comandante Davì. È stata una bella iniziativa anche perché ci ha permesso di promuovere aspetti del territorio che anche ai ragazzi delle nostre scuole probabilmente erano ignoti: la sicurezza nel mare, il faro di Palinuro, la sua importanza, la visita al faro di Palinuro, che è una delle nostre bellezze, uno dei momenti del territorio da poter e da dover promuovere. Questo rientra un po' in quella che è la logica della nostra amministrazione, la nostra prospettiva amministrativa, è quella appunto di non stravolgere il territorio ma di valorizzare le peculiarità che esso ci offre dal punto di vista sia ambientale, naturalistico, ma anche e soprattutto culturale. Quindi un progetto questo che abbiamo sposato volentieri e che cercheremo di portare avanti anche nei prossimi anni con delle altre attività mirate insieme al capitano Davì, che ci ha già dato la sua più ampia disponibilità ad essere quasi un testimonial dei nostri luoghi, e questo ci fa enormemente piacere. In realtà il cruccio di ogni amministratore è quello di poter in qualche modo nelle località balneari capire come arrivare a destagionalizzare, una parola che io amo poco perché la sento nella sua accezione negativa. In realtà credo che il nostro territorio ci offra luoghi, storia e cultura per poter dare una stagionalizzazione al turismo che non sia semplicemente quello balneare, ma che possa in qualche modo anche essere un turismo dell'ambiente, della cultura, un turismo wild, rivolto quindi ad una fascia di fruitori del territorio che lo vogliano vivere in una maniera, diciamo così, slow. Questa è un po' la linea amministrativa, il progetto amministrativo verso il quale ci dirigiamo, perciò iniziative come quella di oggi danno, come dire, senso e ci fanno fare un passo avanti in quella direzione che poi vorremmo far diventare un brand di Palinuro. Questo capo è molto importante perché c'è il faro più alto d'Italia, a 206 metri sul livello del mare, ha un fascio luminoso di 25 miglia, quindi molto importante, siamo tra i primi 5-6 fari d'Italia per gittata del fascio luminoso. Sul capo Palinuro, in quest'area protetta, il comune ha creato un percorso trekking dove è molto importante perché si riescono a vedere un sacco di particolarità. La Primola Palinuri, che è il simbolo del Parco Nazionale del Cilento, un endemismo che prende il nome appunto da Palinuro, che riesce a fiorire qui a Capo Palinuro e qualche altro chilometro a sud di Palinuro. Poi si trova il Falco Pellegrino perché ci sono dei punti in cui nidifica. Quindi fare questo percorso trekking che poi porta al porto di Capo Palinuro, che è molto bello con delle acque cristalline, percorre degli angoli con dei panorami mozzafiato, si sente la brezza del mare, si può godere del tramonto, è comunque un posto particolare dove anche gli odori della macchia mediterranea e di tutte le sue essenze sono molto particolari. Oltre questo sentiero escursionistico qui su Capo Palinuro, poi i turisti, che per la maggiore e in bassa stagione sono stranieri provenienti dal nord Europa, luglio e agosto sono principalmente italiani provenienti dal nord Italia. Visitano anche le grotte perché, essendo un promontorio di roccia calcarea, è praticamente cariato di grotte. Ci sono 34 grotte tra emerse e sommerse, quindi alcune sono visitabili con le barche. Si fa una gita lungo la costa e si visita la Grotta Azzurra, che è la più importante, ma ce ne sono anche altre molto belle. Se no, si può fare l'attività del diving, quindi le immersioni. Giù al porto di Palinuro ci sono i diving che riescono a fare tutti i tipi di immersione, dalle più semplici, le più turistiche, a quelle più impegnative, essendo un posto quindi carsico, con queste grotte che entrano fino ad un chilometro all'interno di Capo Palinuro, con delle cavità molto strette dove troviamo sorgenti sulfuree, quindi zolfo batteri, c'è la sala della neve che prende il nome appunto da questi batteri che cadendo simulano l'effetto della neve che si può trovare in montagna, però noi la troviamo a 30 metri sott'acqua, c'è il corallo rosso e ci sono diverse spiagge molto belle, tra cui la Baia del Buondormire, che è al sud di Capo Palinuro, l'Arco Naturale, o le saline che sono subito a nord di Capo Palinuro,
dove nella stagione calda i turisti invadono poi le spiagge piuttosto che il sentiero qui escursionistico, che è molto esposto al sole.